Telecom Italia, informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Telecom Italia, informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. GPS. Produzione suono. Il mio bel inglesino, il mio cuor dice che a lo blu, a portarmi il suo venuto, il tuo fiore la magica Aida. Bene, sì, la leggenda continua. Signore, buonasera di cuore da Tele Aidan. Vi diamo ora un cenno sui programmi della serata. Alle 22.45 per la serie Musica e Prevenzione Cattolica andrà in onda il videoclip della celebre canzone degli Europe, The Final Condor. Coltivo patate, fagioli e bambù, ma sull'autostrada non ci torno più. Se sono ancora giù, io me
Pronto? 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 Con chi parlo? Ugo. Ciao. Ciao. Da dove chiami? Telefono da Santa Efedrina Piangente a Mare, da Bolzano. Capito. Hai qualche problema? Mi vergogno un po' però qui in televisione. Perché... Ma non ti preoccupare, ne ricevo talmente tante telefonate che è un'abitudine. Il problema sono i corna. Mia moglie che... Sai quante ce n'è in giro? Però so io stavolta, cioè... non so che fare, non so proprio che fare. L'amante, l'ho beccato che convivevano sul mio letto matrimoniale, nella mia stanza che ho costruito io con il legno di pino del bosco, cioè proprio... Che devo fare? Dimmi tu, io sono disperato, la spezzo in due se la becco, gli spezzo il collo, tutte le... Oh, non ti conviene rovinarti la reputazione per la moglie. Ma la reputazione purtroppo è già andata coi corni, cioè... No, non ti preoccupare. Ma tutti quando passi mi ridono, mi schiaccherano dietro, tutti... i corni, i cornazzi, qualche cornoni che c'ha questi. E io che devo fare? Che devo fare? La spezzo in due, quando torno a casa Maron la porta, la testa gli fico. Prova a fargli un dispetto anche tu. Conosci qualcuna e la porti a spasso, gli paghi un caffè, un gelato. Costa però. Io voglio bene mia moglie, però saprai che mio figlio sarebbe normale. Proviamo a vedere la sfera cosa veramente. Dice. Sì, i pesci? Dei pesci, sì. Oh, sì. Che mi hanno detto ha detto mio amico Ofelio che sono ancora meglio dei carti. Sembrano molto agitati anche loro. Sono agitati. Che ci hai messo dentro? No, io non ci ho messo niente dentro. Sono agitati, nel mio sesto senso loro. Che lo dice. Ho capito. Che dicono? Che tua moglie aspetta un figlio dall'altro uomo. Azzo. E qui il consiglio che mi dai qual è? Vieni a me trovare e ne discutiamo. Ma io gli spezzo il collo, madonna, quando torno a casa. No, vieni da me che ne discutiamo qui di persona e risolveremo il problema. E che facciamo, il malocchio? La fattura? Sì. Facciamo il corno alla moglie? Sì. Che facciamo? Prova a venire una volta e vediamo. Vabbè, ti ringrazio. Sai dove sono? Sì. Ti aspetto. Numero di telefono. Ciao, grazie Maga, grazie mille. Mi hai ridato fiducia, grazie. Ciao, gli spezzo di collo. Gli spezzo, ciao. Ambrogio. Sì, dica signora. Avrei un certo languorio. Non una fame, ma qualcosa di... Voglia di qualcosa di molle. Così, molle, signora. Ambrogio, che gioia, che idea. Che è proprio gioiosa, gioia. Sei proprio una gioia. Sì, signora, ma un pesce non è mai abbastanza molle senza gioia. Oh, che buon profumo di pesce molle! È tutto merito di gioia. L'olio di semi di soia, l'olio che non ti annoia. Allora, arriva sto pesce. Ecco il tuo pesce molle. Gioia, olio di semi di soia. E anche il tuo pesce sarà molle come il suo.
Ed ora il consueto salotto del CBS Talk Show con fantastici ospiti. Seguirà lo speciale Aidan con videoclips interessanti e simpatica intervista. Benvenuto al CPS Show. Questa sera abbiamo degli ospiti veramente illustri. A parte Silvicchio qua con me, che accompagnerà e allieterà la serata, che andrà subito al pianoforte. Carissimo, grazie. Avremo come ospiti, appunto, come dicevo, dei personaggi molto importanti. Per esempio Irras, che è un famosissimo cantautore, grazie, un applauso, famosissimo cantautore vocciallese, molto creativo, e lo scomoderemo appunto per chiedergli alcune cose. Poi avremo Michele, che è il tuttologo di questa sera, un applauso, grazie, perfetto, grazie Michele, benissimo. E poi avremo la perla della serata, che è appunto una cantautrice, una cantante, un interprete, qualcosa di veramente galattico e impressionante, qualcosa che vorremmo veramente presentarvi questa sera, che è Aidan. E vi chiedo un applauso molto forte. Benvenuta Aidan. Grazie, grazie, benissimo. Io direi, avete pazienza per i tempi così, ma abbiamo dei problemi con le cartelline. Io incomincerei a intervistare il nostro carissimo tuttologo di questa sera, cioè Michele. Michele è tuttologo. Ci accomodiamo qui davanti a lui. Cosa ne pensa Michele della musica melodica? Allora, mi ha preso all'improvviso, alla sprovvista, perché io di musica non è che me ne intendo molto. Comunque, cioè, visto che sono un tuttologo e anch'io, cioè, devo sempre dare una risposta a tutto. Certo. Posso anche dire che la musica, cioè, una certa, cioè, non è un rilassamento che è un valore per l'uomo, per se stessi, cioè. Comunque per me la musica poi è tutto uguale, è tutta musica, cioè magari cambiano le persone, ma la musica è sempre quella, quindi certo. Sono preferenze di scelta di genere di musica. Ecco, dire. Cioè, secondo te la musica dodecafonica si può interpretare in un modo gioioso oppure in un modo triste, in un modo laconico, lindo ma pulito? Secondo te come la vedi la musica dodecafonica? Aspetta, che ti passa il microfono? Dodecafonia, cosa vuol dire 12 suoni? Significa 12 suoni, sì. Quindi la musica composta di 12 suoni che ognuno segue una sua armonia, messi insieme creano un'armonia nuova. Perfetto. Beh, da un punto di vista fenomenologico questo discorso può avere senso, però da un punto di vista di orecchiabilità e di commerciabilità... Aperto. Ma tu perché hai smesso di fumare? No, io non ho mai smesso di fumare. L'hai detto tu, dietro le quinte hai detto, io ho smesso di fumare, sono orgoglioso di questo. E la musica mi ha aiutato moltissimo. Come mai? La musica, infatti, io per istinto fumerei ogni 10-15 minuti. Quando io ho uno strumento in mano sono capace di stare anche 3 ore, se dovessi suonare 3 ore, senza toccare una sigaretta, non ne sento bisto. Non è un vizio, il vizio nasce dalla noia. La noia di avere le mani in mano e non fare niente. Cioè, l'ozio genera i vizi. Genera i vizi, e questo è vero. Poi possiamo anche rivolgere la domanda al tuttologo che ha fatto un discorso sulla musica che rilassa. Ma è vero, quando io sono in casa da solo, che non sto facendo niente, accendo lo stereo, accendo la radio, ascolto la musica e mi rilassa, però allo stesso tempo fumo lo stesso. Perché? Cosa fumi?
io fumo sigarette Diana rosse dure e basta. E basta. Quando capita, a volte in compagnia, fumo anche altro. Problemi perché il mio doc la fa sempre da tutte le parti. Io non posso dedicargli molto tempo e mio marito lavora sodo. Cosa posso fare per evitare gli inconvenienti di questo vizio? Ma signora, lei non conosce Fidomati? Dick, caro, tu sei mio Dick, caro, non la fai più in giro. Fidomati, non la fai più in giro, comando io, ma amo l'odore di pulito. Con Fidomati amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Ora con Fidomati il mio dica sempre il popi pulito. Diamo immediatamente la parola al nostro psicologo. Prego. Cioè, in merito a quanto detto per il fatto che uno può anche smettere di fumare, questo sta a significare soltanto una cosa, che quando la mente è rilassata, no? Non ha bisogno di niente perché è tutta attiva e non freme per avere, cioè perché questa dose di nicotina che si assorbe ogni qualvolta si ha voglia di fumare, viene assorbita già dal totale rilassamento che la mente è già rilassata. Ma secondo lei il binomio nicotina-musica come si può abbinare? Cioè, voglio dire, noi abbiamo tanti artisti che fumano, che bevono, che ne fanno di tutti i colori, che si bucano, che si drogano. Prego, abbiamo anche dei politici, che abbiamo anche dei politici, certamente, però stando proprio in argomento, abbiamo dei musicisti, adesso stiamo parlando di musica, di arte, che si bucano, si drogano, la gioga, cioè, voglio dire, no? Come vede lei il binomio o il quadrinomio droga o quinquinomio droga arte? E allora ci sono due tipi di vizi, cioè il vizio che la persona giustamente, cioè la persona, tutti quanti dalla noia o dalla poca attività che si ha, cioè che non si è attivi, allora si assumono dei vizi che poi a lungo andare poi non si possono fare a meno, cioè è difficile poi togliere. Poi ci sono invece le persone che assumono dei vizi per piacere, perché si può fumare perché fa piacere fumare una sigaretta, dà un senso di rilassamento anche quello, come anche si può bere per piacere, ma senza ubriacarsi logicamente, cioè se ne possono bere anche delle quantità, cioè sempre che crea, che dà piacere, come altrettanto anche le droghe, per questo, perché purtroppo Non essendo noi capaci di stare bene con noi stessi, perché abbiamo bisogno di assumere delle altre sostanze, appunto perché ci danno sempre questo, sempre fatto per piacere, non mai per vizio, perché quando si fanno per vizio è perché la mente si blocca e freme sempre, cioè richiede sempre questo, e allora ci sono gli svaghi che lo fanno soltanto per questo. Ma lei fuma? Sì. Quante sigarette? Dipende, non ho un quantitativo giornaliero stabilito da me stesso, dipende dal richiamo che ho di fumare, ne posso fumare non so, ne posso fumare 20, ne posso fumare 10, ne posso fumare 5, come ne posso fumare anche 40. Vediamo Daidan, che senti, guarda, io
esagero veramente. Tu faresti sesso con un animale? No. Come mai? Perché no? Si va con le persone, non con gli animali. Beh, no. Allora. Ecco. Ah, dal pubblico, una frase storica. Con un politico. Ti piacerebbe andare con un politico? E se sì, con chi? Ah, Iras. Questa analogia del politico e l'animale è molto bella. Cioè... Ah, complimenti, un applauso di Iras. Politico ed animale, è molto cattiva, molto cattiva. Però, forse sì. Come? Quale politico? Bravissimo, un altro componente del pubblico che vuole sapere con quale politico a te piacerebbe andare a letto. Non a letto, a letto. Con nessuno. Come? Vuol dire che Sgarbi non ti piace? Sì, Sgarbi sì. Ah, ti piace Sgarbi? Sì, Sgarbi sì. È un politico? Sì. Ah. E D'Alema? No. E Berlusconi? Neanche. Proprio zero? Zero. Ma perché? Perché non ti piace come tipo? No. Perché non mi piace come uomo. Che tipo di uomo ti piace? Sincero, leale. Esteticamente? Ma il fisico non ha importanza. Veramente? Basta che sia bello. un applauso, basta che sia bello. Aidan, favore. Aidan. Le stesse domande praticamente. Un sogno erotico, un sogno particolare, un sogno che non hai mai confessato, che tu nelle tue canzoni velatamente esponi, però non lo fai capire proprio, però col tuo feeling lo comunichi, capisci? Certo. Lo capirei molto meglio di me. Allora, un sogno erotico. Aspetta che ti passo il microfono. Un sogno erotico con Richard Gere. No. Con Richard Gere? Come mai Richard Gere? Bell'uomo. Ti piace Richard Gere? Sì. E cosa ti piacerebbe fare con Richard Gere? Tu. L'angolo per i più piccini. Per la serie Coccodè, la gallina qualunque e il cassonetto Gerardo, trasmetteremo a diffusione regionale la sigla del cartone. Qualunque, come una tra le tante, ma son più bella e più ruffante. Innamorata sono io di Gerardo. Mio cassonetto netto, Gerardo sei mio amore. La notte sul balcone nel mio pollaio, sogno sempre il mio amore. La mia mamma mi dà il dolore, non accetta il mio Gerardo. Mio cassonetto netto, Gerardo sei mio amore. Anche se il solo cassonetto è pulito ed è gentile, lo preferisco a Cino, il gallo e dal pesce campanile. Martedì la gallinella per il mondo se ne andrà, e vagando bella bella cercherà sempre suo papà. Senza Gerardo,
si butta nella discarica. Cassonetto, ye ye. Cassonetto, ye ye. Sul balcone basta. Hai ricevuto delle proposte, delle cose? Quando tu ti esibisci nelle discoteche, io so che tu giri tante discoteche, fai delle serate così, no? Ricevi delle proposte, ci sono dei maschi, insomma, che si danno da fare. Quando scendi dal palco ti dicono qualche cosa. No? No. Non hai un ammiratore di quel tipo? Un ammiratore d'altro tipo, ma non di quello. È molto diplomatica. Cosa ne pensi dell'amore, Nadia? Quando si può fare, si fa. Meglio adesso che quando si è vecchi. Meglio adesso che quando si è vecchi. È interessante. Senti, parlaci un po' delle tue canzoni, dei testi, come mai fai queste cose, di che cosa si tratta, insomma, qual è il tuo discorso, se ce n'è uno. Ma non saprei, le canzoni mi piacciono tutte, la musica anche, non saprei dire. Non sapresti dire, cioè tu non hai uno schema musicale fisso? No. Ti piace un po' tutto? Tutto. Però io, ascoltando le tue canzoni, sento una vena, direi, pastorale nelle tue canzoni. Pastorale in che senso? La chiesa? No, assolutamente. Cioè, no, è una cosa abbastanza idilliaca, verde, campagna, e comunque questa componente, l'amore c'è sempre in queste tue canzoni, il filone principale, no? Però vedo anche un po' di sesso malcelato, è vero? Non saprei, io mi piace un po' tutto, non so, musica non lirica, ma quella dell'Europe, le canzoni italiane, tutto, liscio. Anche il liscio ti piace? Sì. A mezzanotte va Pronto? Pronto? Chi parlo? Pronto? Ma da Aidan? Sì, chi parla? Sono Martino, telefono da Pierate Lozzolo, in provincia di Matera. Pronto? Sì, dimmi pure. Senti, ma da Aidan, ho un problemino piccolo. Ma a me mi sembra un po' grande. Sei sempre forte, Maga Aidan.
io ho il problemino che mi piace tirarmi i pugni sulla faccia. La Madonna, sei proprio un masochista. Sei una faccia masochista. Faccia masochista. Sì, faccia masochista. Ma è il primo che sento questo, sai? Mi tiro delle gran legnate sulla faccia. Senti, e mi faccio male. E non so cosa fare, perché poi mi sanguina la faccia e le donne dicono che sono brutto. Devo fare? E qual è la causa del tuo sindrome, della tua sindrome? Mi è caduta una pentola sulla faccia quando ero piccolo. Però, la pentola a pressione o normale? Non lo so, era pesante. Cosa posso fare? Vediamo le carte. Ok. Le carte sembrano molto agitate, come le acque, come l'affare dei pesci. Sono molto agitate anche loro stasera. Prova a cambiare posizione, invece di dartele in faccia, dartele sull'ombelico. Sull'ombelico. Vediamo se soffri di meno o se cambi. Giusto. Eh? Adesso me lo scrivo. Facciamo così, mi saprai dire qualcosa? Sì. Ti posso venire a trovare in studio? Puoi venirmi a trovare in studio, ne discutiamo. E come faccio? Prova a tirarti una pentola sul piede, vediamo che reazione che hai. No, come faccio a venirti a trovare in studio? Ti devo telefonare. Sì, telefonami. A che numero? Lo sai il numero? No. Lo sai o no? No. No. Qual è? 0331 34 15 3. Va bene. Ok, mi chiami? Va bene, ma se vengo in studio, quanto mi fai pagare? Tre schiaffi in faccia e tre pentole sul piede. Va bene, grazie. Prego, ciao. Ciao. Il sole asciuga il bucato, ma illumina le macchie. Mia madre dice che c'è un nuovo detersivo che lava proprio come... Come il bianco di una volta! No. Che elegante confezione! Tornata dal supermercato, Aidan mette alla prova Vispo. Aidan ha scelto sicura Vispo per la sua elegante confezione, ma rimarrà piacevolmente sorpresa quando scoprirà in Vispo l'ammazza 7 del bianco. Ecco che Aidan introduce una dose del prodotto dentro la bacinella azzurra. E adesso farà una prova. Oh, adesso proviamo i calzini, eh? Sì. La rabbi. Inoltre, Vispo ha grande rispetto per le tue mani e grazie alla sua forma granulare ha grandissimo rispetto per l'ozono. Oh, che profumo di pulito! Vispo, detergente per bucato a mano tipo a formula unificata. Nei migliori supermercati e drogherie. Vispo, da quando ti ho visto ho capito che eri molto vispo. Ora il consueto salotto del CBS Talk Show con fantastici ospiti. Seguirà lo speciale Aidan con videoclips interessanti e simpatica intervista. Io andrei a questo punto a fare un piccolo riassunto con la star
questa sera, perché è effettivamente così, con Aidan. Io vorrei sapere, Aidan, cosa ne pensa della musica melodica? Cosa ne pensi della musica melodica? Ma non saprei neanche io. Mi piace tutta la musica. Tutta, tutta, tutta? Anche il liscio di più. E la musica dodecafonica ti piace? No. Non ti piace? Come mai? Non lo so, sono dell'altro genere. Oh, sì, sicuro. Ma la trovi troppo volgare? No, un po' chiassosa. Chiassosa, capisco, capisco. Voglio dire, tu come vedi il sesso? Come lo vivi? Lo vivi in modo gioioso, trasgressivo? Lo vivi in modo particolare, violento? Lo vivi dolce? Dimmi. Tranquilla, dolce. Tranquilla, dolce. Sei fedele? Sì. Sì. Sei fedele? Sì. Sicura? Sì. E perché sei fedele? Eh? Cosa dici? Cosa? Non può dire di no. No. Questo è un talk show verità. No. Qui dovete essere veri, dovete essere voi stessi, eccetera, eccetera. Ripeti? Sì, sono fedele. Sei fedele. Che cos'è la musica per te? Una compagnia, mi piace perché fa compagnia quando si è soli, rilassa. Ti rilassa? E poi ti dà qualche emozione particolare? Secondo le canzoni. Ti piace Julio Iglesias? Julio Iglesias, roba romantica. Ti piacciono le cose romantiche? Sì. E io direi a questo punto di ascoltare Aidan nel ballo del mattone, che è una chicca, una novità di questa serata, accompagnata da Iras. E adesso Aidan presenterà il ballo del mattone, accompagnata da Iras alla chitarra. Prego. Perfetto, eccezionale, un applauso. Consigli per me. E già da piccolo ho dovuto imparare a dare la caccia ai gatti randagi e rabbiosi della zona per difendere la mia topina lugubre. Ancora oggi continuo nella mia caccia . È un lavoro duro, occorre grande concentrazione. E Savoir Fire per questo conta soprattutto ciò che bevo e urino. Occorre una bevanda equilibrata con molti grassi, proteine, carboidrati, calorie, salami, ferro, braccio di ferro, gnaccio babaccio, whisky e gasolio, coca e vignole, cocaina e varie e aminoacidi.
io ho capito perché io succo. E da oggi Succo aiuta le cicogne malate. Acquistando 23 lattine di Succo al pompelmo, il 13% del peso lordo sarà devoluto al Fondo Internazionale dell'Uccello. L'offerta vale anche se acquistate 69 lattine della fantastica Super Conga Cola. La cola che ti conga, la cola di King Kong. Ecco perché io Succo! Ma che cazzo avete capito? Vediamo un po' che cosa ci dice. Un'esperienza sessuale, ma particolare però. Una sua esperienza. Ma le esperienze sessuali innanzitutto sono cose che non si dovrebbero raccontare così come raccontare, però senza inibizioni. Ci sono stati dei momenti nella mia vita particolari in cui le esperienze sessuali ripetono. Per esempio, uno in particolare. Beh, penso che quella che si ricorderanno tutti è la prima volta che uno ha fatto certe cose con una donna. E quindi penso che lì c'è l'entusiasmo e nello stesso tempo c'è la preoccupazione di non essere in grado di soddisfare quella persona. Vorrei chiedergli una cosa. A te, Irras, piacciono le ragazzine? Purtroppo è un mio difetto, credo, perché mi piacciono le ragazzine, specialmente se sono giovani giovani, però la legge italiana condanna che una persona di una certa età abbia a che fare con ragazze di 16, 17, 18, ecco, 18 non già più, però poi mi condannano i genitori perché ho l'età dei genitori, però effettivamente sono molto attratto dalle adolescenti, sì. Per esempio anche 11 o 12 anni? Beh, fino a quel livello lì no, però a volte ce ne sono di quelle già fatte, che formate, che possono sembrare magari anche di 15, 16. Dai, il nostro tuttologo. Adesso lui un po' più anziano, un po' più vissuto forse, un po' più, sì, direi vissuto. Direi, cosa ne pensa lui del sesso? Dunque, io penso una cosa, io quando vedo una donna, cioè quando sono con una donna, a me piace tutta la donna, non c'è neanche un minimo punto particolare della donna che io non debbo essere esaudito in me stesso, cioè non ho pregiudizi su quello. Ma anche a lei piacciono le ragazzine come Eras? Ma il fatto di piacere piacciono tutti, perché fanno parte della natura anche loro, quindi non si può negare che una persona non piace, magari anche se uno vede anche una ragazzina di 12 anni che è formata eccetera, piace, ma non con morbosità, piace, cioè sul lato pulito della cosa, che è una figlia della vita, anche le ragazzine piccole. Anche le ragazzine giovani? E non c'ha paura di andare in galera? No, perché non c'è morbosità, cioè non c'è voglia di fare sesso con questa persona qua, bensì aspettare. Cioè dire che sono belle, che sono carine, che sono ben fatte, che sono donne che si avrebbe piacere di potersi andare insieme, però cioè, non si può. Perché almeno per me, Ambra, sì, mi piace Ambra. Una persona del pubblico ha detto Ambra... Ha detto una cosa molto molto importante, molto simbolica, emblematica, Ambra, che è un simbolo, diciamo, della nostra generazione, Ambra, sì, Ambra mi piace, ecco, con lei lo farei volentieri, anche perché ormai non penso che sia che ha più niente da sperimentare o meno, cioè è già una donna formata, una donna matura, una donna che sa quello che vuole, ha un... c'è una sua costruzione già della vita, penso che anche sessualmente è già preparato pure su quello. Benissimo. Oci, Irras, certo, dimmi. Ma chi è Ambra di fronte a tutte le ragazzine che ci sfrecciano davanti quando andiamo in giro? C'è una ragazzina qualunque che è andata a finire lì. Bravo! Così, un applauso a Irras.
Perfetto, bellissimo intervento. Ma io voglio proprio sapere cosa guarda per prima cosa in una ragazza. Se guarda gli occhi, se guarda la bocca, il sedere, non lo so. Che... La cosa che guardo io sono gli occhi, perché gli occhi con me parlano, tutti gli occhi. Quando li guardo io mi parlano e mi dicono quello che, come che sono dentro. Poi anche il culo, sì, il culo se ben fatto, se ben formato, cioè no. No, i miei occhi, cioè lo apprezzano. Il culo, benissimo. Un applauso al nostro carissimo tuttologo. E allora, al pezzo parte, per esempio. Ma lei, per esempio, come tuttologo, quale differenza trova, per esempio, fra una Valeria Marini, che tutti conosciamo, e per esempio Alan Ford? Valeria Marini e Alan Ford. Beh, Valeria Marini, cioè, corrispondo parlando, mica c'è un culo che non finisce più. Che fa impressione. Cioè, almeno quello lì, qualcosa di la mia vista viene appagata soltanto a guardarlo viene appagata. Alan Ford non mi dice niente, purtroppo. Alan Ford, eh? Che sarà, per l'amor di Dio, non tolgo in merito a nessuno, però... Cioè, Alan Ford proprio. Valeria Marini, che è un Alan Ford. Cioè, Alan Ford è un disgraziato. Ma quelli sono problemi suoi, cioè. Sono problemi suoi. A me giudicare, perché non sono il tipo da dare giudizi. Certo, certo. Dal pubblico un'altra proposta, a cui io assolutamente non avevo proprio pensato. Però, con cosa lavi i piatti? A mano e con Nelson. Con Nelson? Un applauso col Nelson, lavi i piatti. E il bucato? Lavatrice. Ma con cosa? Dixan, quello che capita. No, momento. Il Dixan è una cosa, con quello che capita è un'altra. Con che cosa? Detersivo si intende. Sì, certo. Con che cosa? Col sole bianco, Dixan, quello che mi capita. È lo stesso. E Irras? Ma io per il momento c'è mia madre che lava tutto e prendono quello che... cioè una volta andavo a fare io la spesa, poi non sono più andato io. E quando andavo a fare la spesa io guardavo sempre quello che costava meno e prendevo quello. E tanto sempre detersivo, sempre la lavata. Tanto lo stesso. Tanto lo stesso. Ma certamente. E tuttologo? Ah, io a me mi tocca sempre fare il bucato, però purtroppo devo usare i prodotti che ci sono in commercio, non ho preferenza. A questo è sicuro, però un prodotto tipico dal commercio qual è? Che lei usa? Non ne ho due prodotti tipici, anche perché io non sono abitudinario. Io vado sempre al momento, quello che mi capita al momento e basta. Ma lei ha un amore? Sì. Ma un amore serio, un amore catastrofico, un amore stupendo, un amore sadomasochistico, un amore dolce. Che tipo di amore ha? Un amore vero. Ed ecco infine la serata, una passerella con gli ospiti di questa serata. Irras, un applauso, benissimo, carissimo, il nostro tuttologo Michele, con la passerella, Aidan, un applauso ad Aidan, che era la vera star della serata. Benissimo. E allora lo saltapicchio. Un applauso, saltapicchio. Una passerella, prego. Alla prossima puntata. Ciao, arrivederci.
alle 15:00 una simpatica rassegna di diapositive della splendida Aidan in veste di modella indiana. Con la nobiltà delle sue 47 erbe. Ma voi amiche, voglio dirvi di quanto l'amico Vispo mi sia servito con lui. Oh, che profumo invitante!
Vispo, ho capito che da quando ti ho conosciuto hai fatto risuscitare i morti. Ma no, 1, 2, 3. No! 1, 2, 3, via. Allora, calma, tranquilla. Oh, 1, 2, 3. Via! Vispo! Vispo, visto che da quando ti ho visto ho capito che facevi risuscitare i morti. Via! Vispo, visto che sta... Vispo, visto che da quando ti ho visto ho capito che facevi risuscitare i morti. Vispo, da quando ti ho visto ho capito che hai fatto risuscitare i morti. Non ho capito. Vispo, da quando ti ho visto ho capito che hai fatto risuscitare i morti. Di serata per la serie Cultura Domestica andrà in onda Aidan decanta Shakespeare. Essere, questo è il problema. Se sei più nobile per la mente soffrire le fiondate e i dardi dell'inquina fortuna, o imbracciare le armi contro un mare in tempesta e opponendosi pur porvi un fine, morire e dormire, basta e dormendo dire che poniamo fine al cordoglio e agli innumerevoli conflitti che sono eredità della carne. È un epilogo che si deve bramare ardentemente. Morire, dormire, forse sognare, ma c'è l'intoppo, poiché nel sonno della morte, cioè che i sogni possono portare, quando ci siamo scrollati di dosso, il mortal sviluppo deve darci pace, poiché chi sopporterebbe le frustate e gli insulti del tempo, l'anghiera del tiranno, il disprezzo del borioso, le angosce dell'amore sprezzato, gli indugi della legge, insolenza dei potenti e gli schermi che la pazienza dei meritevoli riceve dagli indegni, quando egli stesso potrebbe saldare i conti con un semplice pugnale. Chi potrebbe fardelli imprecando e sudando sotto il peso di una vita gravosa, se timore di qualcosa dopo la morte, l'ignoto paese di cui confini nessun viaggiatore ritorna, non paralizzasse la volontà e non ci facesse sopportare questi nostri mali, piuttosto che valore verso altri che non conosciamo, così la coscienza ci rende tutti codardi e così colorito originario della decisione è reso malsano dalla pallida tinta, dalla riflessione, le imprese di grande impotenza e peso di questo sbiano, il loro corso e perdono il nome di azione. Ora tu vada, Orfeglia, nobile ninfa, nei tuoi orizzonti siano ricordati i miei peccati. Signore e signore, terminano qui le trasmissioni di Tele Aidan. A tutti una cordiale buonanotte. Creo.